Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, 14esimo appuntamento del video tag 30 mesi di libri. Io nel primo video di questo tag avevo spiegato di che cosa si tratta, quindi se non lo avete visto ve lo lascio nelle schede, comunque trovate tutto in info box. Però ovviamente la spiegazione di questo tag vista da me in un mio video è sicuramente migliore che l'andare a leggere nell'info box, quindi vi invito ad andare a vedere quel video. Comunque la domanda di oggi è il libro che stai leggendo in questo periodo. Io sto leggendo Le sette sorelle di Lucinda Riley. Sicuramente se avete visto il book haul che ho pubblicato sul canale qualche giorno fa, sapete come sono arrivata a comprare questo libro, sapete che mi attirava già da tempo. E brevemente è il primo libro della saga delle sette sorelle. Però, siccome l'ho quasi finito, sul mio canale arriverà a brevissimo la recensione. Quindi io adesso in questo video non farò la recensione del libro, primo perché non l'ho ancora finito e secondo perché altrimenti poi sarebbe un doppione del video che sto per pubblicare. Brevemente vi dico soltanto che questo libro mi ha suscitato una serie di emozioni diverse, che mi è piaciuto veramente moltissimo da subito e che la notte, anziché dormire, praticamente rimanevo sveglia per leggere questo libro. Quindi già questo la dice lunga su quanto mi abbia appassionato. Ovviamente si tratta di un libro molto leggero, quindi un romanzo cosiddetto da spiaggia, quindi non è una lettura impegnata, però mi ha veramente coinvolta molto e mi è piaciuto tantissimo. Però, siccome in questo video, come vi dicevo, non voglio fare la recensione, altrimenti sarebbe un doppione, ma qualcosa devo pur dire, vorrei parlarvi un po' della copertina. Io di solito non parlo mai delle copertine dei libri, questa volta però credo che meriti qualche parola. Guardate che bella che è la copertina. Questa parte che vedete qua è leggermente in rilievo, quindi praticamente è molto molto ben definita, c'è questa parte proprio in rilievo e come potete vedere c'è questo cielo stellato in cima che ricorda proprio il fatto che il padre di queste ragazze dà ad ognuna di loro il nome di una stella, quindi questo riprende un po', e qua c'è il giardino nel quale poi loro trovano, diciamo, la misteriosa eredità. Secondo me è veramente ben definita, anche la parte dietro è fatta molto bene e la trovo davvero una copertina particolare molto bella. Ho intenzione di leggere anche gli altri libri della saga, sperando che siano appassionanti quanto lo è questo. Comunque, in ogni caso, sono felicissima di averlo letto e sono felicissima di aver seguito il consiglio, anche se poi in realtà non voleva proprio essere un consiglio, però diciamo di aver seguito l'istinto che mi ha portato a comprare questo libro dopo il commento che ho ricevuto sotto a uno dei miei video. Comunque, se volete sapere di cosa sto parlando, andate a vedere il book haul che ho pubblicato qualche giorno fa e il mistero verrà svelato. Comunque ragazzi, come sapete, questi video dei 30 mesi di libri sono abbastanza brevi. Io vi invito come sempre a fare questo tag qualora foste amanti dei libri e se vi incuriosisce l'idea di portare avanti un tag così lungo, perché questo è un tag veramente lungo, è un appuntamento mensile per 30 mesi, quindi per un sacco di tempo. Oggi è il 14esimo appuntamento, quindi siamo quasi a metà. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.